Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, buon sabato. Allora, questo è il video che volevo portarvi questa mattina presto, in realtà non l'ho fatto perché poi si è incastrato un altro video, quello sulla probabile, potenziale, molto possibile penalizzazione nuova che avrà la Juventus per quanto riguarda il filone stipendi, partnership con le altre società, rapporti con le agenti, insomma, ne abbiamo parlato ieri, vi lascio comunque qui sopra nelle schede il link del video per vedere quella che è stata la mia reazione a caldo, molto a caldo, perché la notizia l'ho letta praticamente in diretta insieme a voi. Poi faremo tutti i discorsi del caso più avanti perché sicuramente ci attende un'estate, secondo me, di poco calcio e tanta politica, tanta, non dico diritto proprio perché secondo me sarà politica. Il diritto, come dice sempre bene il Bollello, è stato un tramite da utilizzare, anche perché oggi leggiamo che comunque Juventus avrebbe cercato il patteggiamento per quanto riguarda il filone stipendi, secondo me è scelta molto azzeccata perché se per quello che abbiamo visto con le plusvalenze, dove si poteva rimanere molto più tranquilli, è andata come è andata e c'è stata davvero del caos, si è creata una situazione caotica. Figuriamoci in un filone molto più caldo e delicato come quello stipendi, che cosa potrebbe venirne fuori? Quindi Juventus, secondo me, aveva fatto bene a cercare il patteggiamento, anche magari abbassando la testa, cercando di fare buon viso a cattivo gioco di fronte a una situazione che rischia di diventare non tragica, ma davvero di più. E in questo si incastrano, secondo me, bene anche le parole di Calvo che andremo ad ascoltare tra poco e faremo una sorta di ragionamento su tutto quello che sarà il futuro della Juventus. Quindi purtroppo la Juve è in una situazione molto brutta, non esistono altri modi di definire questa situazione, è una situazione molto brutta, ne usciremo insieme, ne sono convinto, c'è bisogno di positività, non nel breve termine magari, però sul lungo termine sì. Perché l'unico modo per uscirne è pensare di poterne uscire. E quindi serve caricarsi proprio da questo punto di vista. Ci aspetta un brutto periodo. Non voglio vendervi illusioni, non voglio vendervi fumo, non voglio gettarvi fumo negli occhi. Ci aspetta un periodo duro, durissimo, durissimo. Speriamo che possa passare in fretta e speriamo che da questo periodo poi brutto possano nascere anche delle opportunità. Perché può assolutamente succedere qualcosa del genere. Quindi andiamo a ascoltare le parole di Calvo. Pre-Siviglia Juventus, che ci raccontano una sorta di verità che secondo me oggi diventa molto importante. Eccole qua. Io sono convinto che il mister Allegri ha fatto un ottimo lavoro e ha avuto il grandissimo pregio di rendere quasi normale una stagione che di normale non ha avuto assolutamente nulla. Non è da una singola partita che noi giudichiamo il lavoro dell'allenatore, è stata una stagione con molti alti, con dei bassi, questo lo sappiamo, ma il giudizio complessivo lo diamo alla fine della stagione e non su una singola partita. Ho visto che in questi giorni Bonucci ha annunciato che a fine contratto smetterà con la Juventus, Di Maria ha detto che sta parlando. Ieri Cuadrado ha detto che sta parlando. Qual è la situazione di questi contratti in scadenza e se pensate di parlarne una volta che è delineato il futuro della Juventus? Con i giocatori e con i loro agenti parliamo quasi quotidianamente, ne parliamo continuamente. Poi adesso siamo tutti concentrati sulla stagione che si sta rivelando molto lunga, fortunatamente essendo ancora in corsa sul fronte europeo, e per cui l'incertezza legata al nostro futuro, che ancora non sappiamo per che cosa giocheremo l'anno prossimo, chiaramente è uno dei tanti impatti che questa stagione tribolata sta avendo, però insomma, pianifichiamo il futuro insieme a loro, ne parliamo, la fortuna è che i giocatori della Juventus si trovano molto bene e quindi è più facile dialogare con loro. Allora, un Calvo molto onesto, eh? Molto onesto, molto diretto. Parte facendo una sorta di introduzione con complimenti a Massimiliano Allegri per come ha gestito una situazione, una stagione, dice che non era normale, ma che ha fatto diventare normale. Attenzione, qui non parla del campo, qui non c'è un riferimento al campo, perché questa non è una stagione normale per la Juventus. E infatti poi Calvo cambia il mirino, fa l'introduzione, la carezza, prima la carota, poi il bastone. E quindi è vero, Allegri è riuscito nell'impresa di far passare una stagione davvero anomala, lui l'ha definita folcloristica, in una maniera normale, perché Allegri ha sempre questo modo di non esaltare il momento in cui e non fasciarsi la testa nel momento in cui. Cioè, alto e basso, Allegri. C'è sempre questa via di mezzo, è sempre molto equilibrato in queste cose, secondo me questa è una cosa che va riconosciuta fortemente a Massimiliano Allegri. Poi
Poi però Calvo giustamente dice, poi faremo a termine della stagione i nostri giudizi, tireremo una riga, andremo ad analizzare complessivamente quella che è stata la stagione, andremo a dare una valutazione complessiva alla stagione che non si basa solo su questa partita, ma ovviamente da questa partita poi passa, per forza di cose, un puoi vincere un trofeo, non vincere un trofeo, e questo farà parte della valutazione, perché non è tanto la partita, ma è il significato e il risultato della partita che ti farà dire poi anche qualcosina di più o qualcosina di meno nei confronti della figura dell'allenatore Massimiliano Allegri. Intendiamoci bene, voglio che ci intendiamo bene. In questo momento per la Juventus ci sono ben altri problemi, altissimi, e li conosciamo. Però siamo in un momento delicato dell'anno, siamo al 20 di maggio e siamo in preoccupante ritardo nella costruzione e nella programmazione di una stagione sportiva. Se è vero che la Juventus ha ben altri problemi, questi ben altri problemi dovevano essere il focus da gennaio, quando sono uscite le prime indiscrezioni di queste penalizzazioni, quando si è dimesso il CDA e quando ci si è trovati in una situazione di emergenza. Sono passati 5 mesi, quasi mezzo anno. È quasi terminata la stagione e solitamente si inizia a programmare quella dopo. E ripeto, siamo in colpevole ritardo, siamo in palese ritardo. Quindi è vero come è vero che la Juve ha altri problemi, però non si può sempre solo ignorare il campo. Non si può ignorare sempre il campo, Anche perché ricordiamoci, la Juventus è un'azienda, la Juventus è quotata in borsa, la Juventus dà da mangiare alle famiglie, ma la Juventus rimane una squadra di calcio ed è in grado di essere quotata in borsa, di essere un'azienda e dar mangiare alle famiglie proprio perché il tifoso è innamorato di quello che avviene sul campo. E da 2 anni a questa parte, con questo progetto tecnico, la Juventus non ha raccolto risultati. E in questo momento i tifosi sono arrabbiati per quello che accade in campo, arrabbiati per quello che accade fuori dal campo. E quindi se tra avvocati, ricorsi, tutte queste cose, da una parte si lavorerà per il fuori dal campo, dall'altra non si può ignorare il campo. E quindi bisogna andare avanti con un progetto sportivo. E di sportivo in questo momento la Juventus non c'è niente. Ed è per questo che si sta facendo il nome di Giuntoli. Ora, ieri sentivo che Monblano addirittura diceva che internamente alla Juventus ci sono dei movimenti con 2 tesserati di cui un dirigente, quindi l'altro potrebbe benissimo essere Massimiliano Allegri, che non vorrebbero Giuntoli, che dato che si è arrivati a un punto d'accordo quasi totale tra Juventus e Giuntoli, sta venendo fuori un po' di meccanismi, un po' di vecchie ruggini, diciamo così, per far cercare di cambiare idea. Perché avrebbe senso Allegri e Cherubini? Intanto perché Cherubini verrebbe, tra virgolette, declassato, anche se in questo momento è inibito, però non può svolgere pienamente il suo compito. E se a Cherubini era stata affidata praticamente completamente l'area sport, in questo momento c'è bisogno di un nuovo direttore sportivo. Lo sappiamo bene, ne abbiamo già parlato, e quindi quello è il colpo che la Juventus sta cercando di fare. Per quanto riguarda invece l'allenatore, ragazzi, l'allenatore lo deve decidere il direttore sportivo. E questa è un'altra grande verità. Ed è un'altra grande verità che dobbiamo tenerci stretti. Quindi, io non so se sarà davvero Giuntoli, perché finché non c'è l'ufficialità di Giuntoli, devo rimanere nell'alone di mistero, anche perché ogni tanto si legge no, però De Laurentiis adesso avrebbe cambiato idea, non lo farebbe andare via, bla bla. Quindi finché non arriva Giuntoli, non è Giuntoli. Ma quando eventualmente poi arriverà Giuntoli, sarà lui a decidere l'allenatore. Non voglio che gli venga messa pressione del tipo no, si va avanti con Allegri, punto, no, devi cambiare Allegri, punto. Se Giuntoli arriverà e dirà oh, per me con Allegri potremmo fare questa roba qui, io mi fido di Giuntoli, non posso fare altro. Per quanto io sia praticamente da settembre, ottobre, sulla linea del cambiare allenatore, cioè per me andare avanti con Allegri è una follia, intendiamoci anche adesso, ve lo ribadisco, per me andare avanti con Allegri è una follia. Però bisogna ritornare al punto in cui si crea un progetto sportivo, e credo che Giuntoli sia un buonissimo direttore sportivo, ne ho già parlato tante volte, non credo che sia un fenomeno, nel senso, anzi, non che non sia un fenomeno, che sia un mago, non credo che sia un mago, e quindi arriva Giuntoli e pam, bacchetta magica, mi risolve tutto. No, c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di buttare delle basi, di gettare delle basi, e anche di mettersi nella testa che probabilmente l'anno prossimo non sarà un anno in cui si andrà a vincere, non sarà un anno in cui si potrà competere per vincere. Se poi verrà fuori qualcosa, tanto meglio, tanto riguadagnato. Se verrà fuori una Coppa Italia, se verrà fuori una Supercoppa perché magari verremo qualificati come secondi, cosa che non credo, visto che se verrà fuori uno scudetto per follia,
Champions, ragazzi, io ve l'ho già detto qualche settimana fa, secondo me la Champions la Juventus non la giocherà e in questo momento vi dico che secondo me al 70, forse al 75% nemmeno giocherà una Coppa Europea, cioè nemmeno la Conference. Quindi non ve la cito all'interno della vittoria, però capite bene che se competi solo in Italia e partecipi a campionato e Coppa Italia, se il campionato magari parti pure con una penalizzazione magari legata al filone stipendi, fai un po' fatica, eh? Fai un po' fatica poi a pensare di vincere il campionato. Se vinci il campionato con una penalizzazione, bravissimi. La Coppa Italia si può vincere, non è mai l'obiettivo della Juventus, ma in una situazione così delicata, magari dove parti con una penalizzazione, un nuovo allenatore, un nuovo staff tecnico e tutte queste cose qui, un nuovo progetto sportivo che parte da quel punto lì, me la porto a casa. Quindi dobbiamo partire con l'idea che vincere non è importante, l'unica cosa che conta, per un paio di stagioni probabilmente lo prendiamo e lo mettiamo da parte. Quello lì sarà il fine poi. Per arrivare lì però bisogna costruire, partire dalle basi, quindi mettiamo in casa. Arriva Giuntoli, conferma Allegri, benissimo, allora bisogna dare fiducia a Giuntoli, perché il progetto sportivo parte da lì. Per quanto io lo ritenga una follia, perché secondo me non è l'allenatore giusto, a maggior ragione in questo contesto, ne parlavo anche ieri, devo dare fiducia a Giuntoli. Ovviamente sempre sperando che non ci siano pressioni dall'alto, tradotto. Va bene, Giuntoli, io ti prendo, però se va avanti con Allegri. No, no, l'allenatore lo sceglie il direttore sportivo. È lì che si crea il progetto sportivo, se no partiamo già male. Se no partiamo già con un progetto fallimentare. Arriva Giuntoli, dice che Allegri deve andare via. Benissimo, Allegri, lo prendi, costa tanto, via. Costa tanto quello che vuoi, benissimo, non c'è problema. Lo si ringrazia per il primo ciclo, gli si dice grazie per il secondo, anche se non è andato minimamente come... Amici, come prima, bene, via, se ne scegli un altro. Prima di parlare di Luciano Spalletti, perché è un nome che è uscito ed è anche il titolo di questo video, voglio farvi leggere altre due cose, proprio riguardo all'allenatore. Nico Schira dice, prime frizioni tra Francesco Calvo e Massimiliano Allegri dopo l'eliminazione della Juventus dall'Europa League. La società puntava molto sull'arrivare in fondo alla Coppa per provare a vincere un trofeo e non è soddisfatta della prova di Siviglia. Al di là della singola partita di cui parlavamo prima, è il macro, è il vincere il trofeo, è l'arrivare in finale. Obiettivo dichiarato, tra l'altro, sia da Calvo che da Allegri, è arrivare in finale. Non hai raggiunto l'obiettivo, quindi è un fallimento. Non hai vinto un trofeo, quindi un'altra stagione con zero titoli. Verrai molto probabilmente penalizzato ed escluso dall'Europa che conta, e vincendo l'Europa League invece ci saresti riuscito. Quando l'altro giorno nel post partita il titolo mio era Allegri, io questa non te la perdonerò mai. Ragazzi, è un discorso ben più alto della partita di Siviglia, che a me non è piaciuta, perché è vero che tu hai avuto delle occasioni, ma loro ne hanno avute di più, e loro ti hanno pressato alto, ti hanno schiacciato, ti hanno dominato il lungo e il largo. Il lungo e il largo, secondo me, al di là del fatto che tu le occasioni le hai avute e il loro portiere ha fatto i miracoli, hai preso un palo, fa lo stesso. Per me quella non è l'approccio ideale per andare a giocare una semifinale europea, per provare poi a vincere un titolo europeo. Non è l'approccio giusto, e ripeto, è inutile che mi venite a dire ma la Roma non è la Juventus, cioè lasciatela a parte, lasciatela stare, non è la Juventus la Roma non è la Juventus. Non si può fare un paragone tra Roma e Juventus. La Roma non ha l'obbligo di vincere quella finale lì, la Juventus ce l'ha, cioè lo stiamo capendo, è quello che dice Calvo ed è anche il motivo per cui probabilmente a Calvo ha dato fastidio questa roba qui. Quindi attenzione, attenzione, secondo me il fatto che Calvo possa essersi arrabbiato non è niente di assurdo, anzi è molto probabile che sia così, proprio perché, come diceva lui, al termine della stagione trarremo le conclusioni. Ma come fai a trarre le conclusioni senza il direttore sportivo, che è quello che sceglie l'allenatore? Quindi Giuntoli quanto prima, se non sarà Giuntoli Massara quanto prima, se non sarà Massara Rossi quanto prima, Manna, quel cazzo che sarà, l'uomo che sarà quanto prima, deve firmare. Se non firma il direttore sportivo non si muove niente, rimaniamo sempre qua in questo limbo del ma chi va, chi viene. Perché anche l'altra sera qualcuno mi diceva, ma secondo te se usciamo dall'Europa League poi Allegri si dimette? No, e a quanto pare Allegri mi pare di capire che non abbia intenzione di farlo, mi pare di capire. Secondo me semplicemente Allegri ha capito la situazione, e cioè che anche dentro la Juventus non lo vogliono più, hanno intenzione molto probabilmente di cambiarlo, ed è per questo che Allegri non vuole Giuntoli, perché ha capito che molto probabilmente Giuntoli non vuole Allegri. Sembra abbastanza chiara la situazione, anche dalle parole di Allegri. Quando commentò alle conferenze stampa, Allegri ha sempre detto, fino a 2-3 mesi fa, sì, l'anno prossimo ci proveremo, l'anno prossimo sarò qui e qua.
Adesso sta iniziando a parlare ai ragazzi, alla società che fa le valutazioni, e anche il mio ruolo diventa in bilico. Cambiato è il modo di parlare di Massimiliano Allegri. Quante volte l'abbiamo detto all'interno della conferenza stampa? 1 milione. Questa è la prima pagina di Tutto Sport. Sempre meno Allegri. Una parte dei giocatori non è contenta della gestione tecnica e con qualcuno il rapporto si sta logorando. La società deve sciogliere il nodo di S prima di affrontare la questione allenatore. Quello che vi ho detto adesso. E se addirittura un giornale come Tutto Sport, non stiamo parlando del napolista, non stiamo parlando del gazzettino dell'interista, stiamo parlando di Tutto Sport, che è un giornale da sempre vicinissimo alle vicende Juve, filo juventino, in cui spesso, molte volte, abbiamo appunto questa carezza sempre alla squadra. In questo momento un titolo del genere, nella giornata in cui tra l'altro si dovrebbe parlare degli stipendi, e infatti vediamo stipendi deferita ma la Juve dialoga, è forte, è importante, cioè questo ti fa veramente capire che lo spogliatoio in questo momento è una bomba all'orologeria. Sorprende? No, sinceramente no, perché la battuta di Cuadrado nel prepartita, che sì, va bene, è una battuta, ma qualcosa ti racconta, dovremmo pressarli alti, invece facciamo la partita opposta, cioè la partita dietro la linea del pallone. Le parole di Danilo, sì, vabbè, i giovani, ma noi di esperienza, che vanno contro le parole di Allegri, sì, però se arrivi con questi ragazzi che non hanno esperienza. Le parole di Szczęsny, Allegri dice, sì, vabbè, ok, ci sta, non vincere, capita, succede. Szczęsny dice, oh, ma siamo alla Juventus, si gioca per vincere, non per partecipare. Uno, due, tre, iniziano a essere delle cose che vanno a incastrarsi, ragazzi. Cioè, sono tutte cose che avviti, a un certo punto non gira più la vite, si è arrivati a finire il gioco. La vite si è avvitata. Secondo me mancano 2 o 3 giri di chiave. E il primo giro di chiave, appunto, è il DS. Arrivato il DS, si deciderà poi quale sarà l'allenatore. Io, perché tante volte la gente continua a chiedermi, qual è il tuo allenatore? Io l'ho sempre detto, qual è il mio allenatore. L'allenatore è questo qui. Perché? Perché parlano i risultati per Vincenzo Italiano. 2017-2018 vince il playoff di Serie D. 2018-19 promozione in B col Trapani. 19-20 promozione in A con lo Spezia. 20-21 salvano Spezia al 20° posto. 21-22 riporta la Fiorentina in Europa dopo 2 anni terrificanti. Ricorderete, addirittura arrivavano a salvarsi per un pelo. Quest'anno con la Fiorentina 2 finali, Coppa Italia e Conference League. Vincenzo Italiano, la prima volta di cui ne ho sentito parlare, ovviamente stava allenando lo Spezia, è stato Andrea Pirlo in una conferenza stampa che gli hanno detto, Pirlo, ma tu sei il più giovane allenatore in Serie A? Lui ha detto, no, il più giovane è Italiano, io sono il secondo più giovane e Italiano è molto bravo, dateci un occhio. E da quel momento lì ho iniziato a puntarci un occhio su Italiano, perché da uno come Pirlo, certe cose, se va a fare un complimento spontaneo così a un suo collega che aveva appena iniziato anche lui, questi sono risultati, ragazzi. Poi magari arriveranno pure dei trofei quest'anno, magari la Fiorentina vincerà 2 trofei, non lo so. Però Vincenzo Italiano è uno che sta dimostrando, cioè sta dimostrando, assolutamente dimostrando. E Dusan Vlahovic è diventato Dusan Vlahovic, il nome l'ha ottenuto grazie a Italiano, che era stato in grado di valorizzarlo. Il mio nome è quello lì, cioè se arrivate a chiedermi, fai un nome, è questo qui. Poi arriviamo al fulcro della questione, e cioè il nome di Luciano Spalletti, dopo quasi 20 minuti di dialogato. Spalletti per me è l'allenatore ideale per la Juventus? La mia risposta secca è no. Ci sono delle frizioni tra Spalletti e De Laurentiis. È molto probabile che Spalletti possa lasciare Napoli da vincitore. Mi stupirebbe, sì, però allo stesso tempo avrebbe un alone di senso logico legato a determinate magari condizioni che avrebbe dettato l'allenatore, che non venivano riconosciute dalla proprietà, e quindi uno pensa semplicemente, beh, allora esco nel momento migliore della storia, rimango una situazione win-win per Spalletti, quindi che possa lasciare può anche starci, anche se, ripeto, dico la verità, mi stupirebbe. E quindi viene naturale pensare, si libera il direttore sportivo da Napoli e va alla Juventus, si libera l'allenatore del Napoli che ha vinto e che è stato scelto dal direttore sportivo che arriva alla Juventus, la Juventus deve cambiare allenatore, 2 più 2 fa 4, quindi Giuntoli si porta Spalletti. Per me l'allenatore giusto? No. Per me non è l'allenatore giusto. Perché? Perché in questo momento, secondo me, alla Juventus serve un allenatore di una nuova generazione. Alla Juventus, secondo me, in questo momento serve modernizzarsi. Serve veramente investire in profili giovani. Una sorta di cosa la Juventus l'aveva fatta qualche anno fa,
ricorderete l'area sport ai quarantenni, non c'è più nessuno di cui profila la Juventus, significa che quel progetto è fallito. Arriva un nuovo direttore sportivo, per me non è l'allenatore giusto, Spalletti, ma se Giuntoli mi dice è Spalletti, benissimo. Allora, per quanto per me non sia logico andare avanti con Allegri, se Giuntoli mi dice Allegri, Giuntoli, bene. Se arriva Giuntoli e mi dice è Spalletti, per quanto secondo me Spalletti non sia il profilo ideale, Spalletti. Io in questo momento mi metto nelle mani di Giuntoli. Non perché, ripeto, lo consideri un supereroe, ma perché c'è bisogno che arrivi un uomo capace, competente a livello sportivo e che detti le linee guida da seguire in questo momento. In questo momento ci serve seguire queste linee guida da parte di queste persone qui. Ok, torniamo al discorso allenatori, Toto allenatori. Io l'ho detto da mesi, secondo me il mio nome, secondo me la Juventus l'anno prossimo ci sarà sulla panchina Igor Tudor, per diversi motivi che ho già spiegato. Il mio nome è italiano, la mia sensazione è Tudor, ci sono altri nomi. A me però fa arrabbiare quando sento sì, una nuova generazione di allenatori e quindi uno tra Palladino e De Zerbi. Attenzione, io capisco la nuova generazione di allenatori, ma Palladino e De Zerbi non sono allo stesso livello in questo momento. Cioè, non lo sono. Per quanto Palladino abbia fatto un campionato non buono, non buonissimo, fenomenale, perché ha fatto qualcosa di fenomenale, e basta guardare la classifica di Serie A da quando è arrivato Palladino fino ad oggi, dove sarebbe il Monza? Stiamo scherzando, con quella squadra lì, li fa rendere in quel modo lì, li fa giocare in quel modo lì, li fa raccogliere quei risultati lì. Allenatore straordinario Palladino, sta dimostrando. Però è ancora troppo presto, io non voglio rischiare che finisca come con Pirlo. Non voglio rischiare di bruciare dei profili. Palladino avrà una carriera meravigliosa, ma non è oggi, in questa situazione di Juve a maggior ragione, il nome giusto. Uno come De Zerbi, magari. Quando si diceva a ottobre, novembre, ti piacerebbe De Zerbi? Io ho sempre detto, in corsa no. Io non voglio rischiare di bruciarli questi profili. Se prendi uno come De Zerbi, che è fenomenale, basta guardare quello che ha fatto col Sassuolo, quello che stava facendo in Ucraina prima dell'introduzione del campionato, quello che sta facendo in Premier. È un allenatore fenomenale, ragazzi. È inutile girarci intorno. È un allenatore fenomenale. Non ha ancora vinto un trofeo. Lo vincerà. E i trofei sono anche i risultati, come facevo vedere con Italiano. Ci metti De Zerbi in panchina. Benissimo. Gli dai tutto il tempo di... ha sicuramente raccolto l'esperienza necessaria per essere un profilo idoneo da Juventus in questo momento. Su De Zerbi c'è sempre il problema collegato alla Superlega. Si era espresso a sfavore della Superlega, era fortemente contrario, si ha detto che addirittura si rifiutava di scendere in campo a San Siro in caso di Inter Milan dentro la Superlega, quindi c'è un problema politico lì dentro. E il punto di vista, il POV della Juventus sulla Superlega in questo momento è punto interrogativo, perché... sappiamo ancora che cosa accadrà, non sappiamo quali sono le idee, quindi ho paura che ci siano delle frizioni a questo punto di vista per De Zerbi, che secondo me è l'unico problema che in questo momento lo può limitare come allenatore della Juventus. Però non mettiamo Palladino e De Zerbi oggi sullo stesso piano, perché oggi non è così. Oggi non è così, De Zerbi, Italiano, hanno già dimostrato, hanno già fatto vedere che Palladino ancora no, sta iniziando a, e lo farà, ma oggi non è pronto per allenare la Juventus, quindi... De Zerbi magari, Italiano magari, Tudor io non riesco a dire magari, però lo vedo un nome logico per la Juventus, non mi dispiacerebbe nemmeno, credo che sia un allenatore capace. Poi se devo dirvi che è il nome che mi fa no, non è vero, però può aver senso, ci può stare. Spalletti, Allegri per me, ragazzi, questa non è minimamente la Juve di Allegri. Cioè, maggior ragione se poi l'anno prossimo avremo dei punti di penalizzazione, una squadra che... cioè, Calvo parla di accordi con i giocatori difficili da trovare sui rinnovi, su quelli che arrivano, perché? Perché Calvo dice una roba pesante, ragazzi. Non sappiamo dove giocheremo l'anno prossimo. Che cosa propone ai calciatori? Quindi, con Allegri che continua a dirti sì, però questi ragazzi... quindi Allegri vuole dei giocatori più forti. La Juve li può prendere in questo momento? No, non li può prendere. Quindi, che senso ha Allegri? Per me non ha minimamente senso, però ripeto, se Giuntoli poi arriverà e dirà, cosa che non credo, significa che avranno dei piani, non lo so, do fiducia a quest'uomo. Se Giuntoli arriva e mi dice Spalletti, ripeto, per me Spalletti non è il nome giusto per la Juventus, non lo è molto più sensato che Allegri in questo momento però, perché con Spalletti comunque puoi avere questa crescita, questa valorizzazione di alcuni giocatori, questo sicuramente, proprio perché, ripeto, l'anno prossimo dobbiamo pensare di vincere, dobbiamo pensare di partire per vincere, ci saranno altri problemi.
ed è il punto iniziale del video, ci sono altri problemi molto più gravi dal punto di vista sportivo, decisamente più gravi. Però io in questo momento ho bisogno di ricominciare dalla base, dal pallone, dall'erba, dalle scarpettine, dai tacchetti. Cioè, bisogna ricominciare queste robe qui, che sono la base del calcio. Cioè, se poi Juventus diventa multinazionale, dicevamo prima, azienda, brand, quotate in borsa, riferimento, tutto lo deve al fatto che si parte dal campo da calcio. E in questo momento qua bisogna ripartire dal campo da calcio. In questo momento qui c'è necessità di ripartire dal campo da calcio. Quindi questo è un po' il mio giro, il mio ragionamento. Calvo che inizia a dirci: sì, però ragazzi, no, così non va bene. Serve il DS e dal DS si andrà ad articolare. Le mie percentuali di permanenza Allegri sulla panchina della Juve, ragazzi, sono bassissime. Cioè, secondo me c'è il 5% di possibilità che Allegri rimanga allenatore della Juventus l'anno prossimo. 5%. 5 su 100 è poco, eh. 5 su 100 è veramente poco. Veramente poco. Cioè, io sarei veramente stupito di Allegri confermato allenatore della Juventus. Secondo me non ci sono i presupposti né meritocratici né di proiezione futura. Ma né per la Juve né per Allegri. Perché Allegri andrà a faticare ancora di più. Perché la Juventus in questo momento non ha possibilità di creare la squadra che è in testa Allegri. E Allegri non è in grado di tirar fuori di meglio da una squadra che non è speciale come questa Juventus qui. Come non è stato in grado Ancelotti con il Napoli, come non è stato in grado Ancelotti con l'Everton, poi arriva Real Madrid e vince la Champions. Non sono cose da poco, eh. È quello che vi dicevo prima, se non si incastrano i progetti, se tu parti già male col progetto, e quindi il direttore sportivo che è limitato nella scelta dell'allenatore, hai perso. Cioè il progetto non può andare, non può funzionare. Quindi tanto vale che ci si pensi prima a queste cose qui. Per me Allegri non sarà l'allenatore della Juventus, non sarà l'allenatore della Juventus, non ci sono i presupposti per questa cosa qui. Però parola a Giuntoli, sarà lui, l'ultima parola a Giuntoli.